Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo Cose Nuove Plus. Questo video non dovevo farlo adesso, esattamente, ma è successo l'inaspettato. Allora, saranno sette le cose che vedete, sono un po' miste, ripeto, avendo intenzione di farle vedere magari con qualche video più organizzato, però ripeto, essendo cose abbastanza singole, comunque le faccio vedere adesso, così che comunque poi le porterò. In ogni caso, tutte queste cose che vedrete sono cose che porterò poi nel blocco dei video che usciranno per le 19, chiaramente non adesso, ma fra 1 o 2 mesetti comunque. Adesso cambio in quadrature, vedete come prima cosa l'imprevisto che è successo purtroppo. Ed eccomi qua, sì, le ho tutte messe lì a casaccio, le cose nuove, cose che vi porterò in questi giorni, le cose nuove comunque che devo mostrarvi. In un video, quello del McKennedy dei gelati, vi avevo annunciato che avrebbe se trovavo le patatine della McKennedy, quelle due tipi. Le ho trovate domenica, quindi le ho prese domenica, e non so com'è possibile, ma è successo l'imprevisto. Queste di qua che vedete di qua, che sono quelle al barbecue. Infatti, sto video, dopo farò sto video, dovrò fare subito l'altro video perché altrimenti queste patatine andranno a male. Che è successo l'imprevisto? Arrivo a casa, le vado per posare. E le patatine si sono aperte di sotto. Ripeto, non sono state aperte da qualcuno, ma si sono praticamente aperte. Non so come sia possibile. Infatti, poi ovviamente si è aperta ancora di più. Poi dopo che ho cercato di sistemarlo, quindi il disastro è fatto. Quando vedete il video, penso che fra quel video cercherò di mostrare nel miglior modo che è possibile. E niente. Quelle che comunque ho preso sono queste piccole McKennedy, mezze potato snack. Cherry e barbecue flavor. Poi, come secondo nuovo arrivo, queste di qua magari ve le porterò un po' più avanti rispetto a quelle, perché queste comunque per fortuna sono rimaste chiuse, almeno penso, sì. E sono le McKennedy American Way mezze potato snack ketchup flavor. Poi, come terzo nuovo arrivo, ho preso praticamente, visto che l'ho visto in offerta alla Lidl in questi, diciamo, giorni, i Kinder Pinguì. E a sto punto che ho preso i Kinder Pinguì, ho preso anche i Kinder Fetta al Latte, così da portarvi comunque poi entrambi i set insieme, uno dietro l'altro. Logico che questi di qua li vedete in questi giorni, essendo che comunque sì, non sono messi come categoria per i gelati, però sono sempre un prodotto freddo e secondo me ha senso portarveli in questo periodo, essendoci molto caldo. Il quinto nuovo arrivo invece vi mostrerò praticamente sono dei popcorn che sì, questi li ho reperiti a terra sì nelle macchinette, ringrazio quello delle macchinette perché se no non l'avrei notato. Sono dei popcorn della marca Moggi, che mi informerò se esistono altri prodotti in particolari, Moggi Caramon, e sono dei popcorn praticamente al cocco. Infatti popcorn al cocco devo dire che comunque mi mancano per i video. Cioè, ormai avessi portato tanti tipi di popcorn, ma il cocco sarà abbastanza interessante, devo dire. Poi, come quinto, no, come sesto nuovo arrivo, ho preso praticamente dall'MD Hummus Cotton Candy, quindi lo zucchero filato da Hummus. Ho scoperto, cioè, sì, non volevo prenderlo inizialmente, sì, zuccheri filati, però sì, poi l'ho preso. Ho scoperto che esisteva quello in versione mela, ma non si trova, non lo trovo da nessuna parte, quindi penso che non lo porterò mai. Se avrò fuori fortuna magari in qualche sito, nei prossimi mesi magari lo prenderò, ma ripeto, non ce l'avevano. Ho girato anche l'altro MD che c'è in un comune vicino, altrimenti dovrò dare un'occhiata, non so questo video quando uscirà, visto che dovrò andare a Palermo, vedere se c'è un MD nella parte, nella zona dove vado di Palermo, nella speranza che forse l'abbiano ancora, ma ci spero ben poco, visto che comunque in quello che c'era nel comune vicino qua a Castellammare non ce l'avevano completamente più. E di questo qua nel mio comune è rimasto l'ultimo, quindi pensate bene l'altro tipo quanti ne possono essere rimasti. Niente, sicuramente. Poi come settimo nuovo arrivo ho preso praticamente sempre alla Lidl in offerta i Nutella Be Ready, che questi di qua mancano anche per i video. Logicamente sempre prendo le confezioni più grandi per andare a me vedere meglio nei dettagli tutte le caratteristiche delle confezioni che ci sono comunque. E niente, questi sono tutti i nuovi arrivi. Penso che comunque con questo Nutella Be Ready ho portato tutti i prodotti della Nutella. Ripeto, dovrò controllare i video, ma penso di avervi portato poi tutto quanto della Nutella. Anzi no, una cavata ho detto, perché ci dovrebbe essere il Nutella Go. Quello dovrebbe essere l'ultimo prodotto che mi manca da portarvi. E niente, questo è il video. Adesso cambio inquadratura. E
questo è dire, in idea dei cattivi, cioè, è successo, ripeto, non avevo un programma di fare video proprio su 9 Plus in questi giorni attualmente, a parte che ne ho uno da farne sicuramente che riguarderà, anzi non vi do spoiler, poi lo vedete comunque più avanti, penso sia comunque fra una settimana, riguarderà ben 16, forse anche di più di 16 nuovi arrivi tutti insieme, quindi sono tanti nuovi arrivi in versione bevanda. E niente, se questo video vi è piaciuto, vi lascio un mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!